Si è conclusa presso il Museo di Pitagora la settimana della cultura proposta dall'Associazione Leonardo da Vinci, presieduta da Sandra Giglio, con il conferimento del premio Porta d'Argento realizzato dal maestro orafo Michele Affirato allo scrittore crotonese Gianluca Facente, autore di Faillo, e reduce dall'ultimo successo editoriale Iubris. Vengano valorizzati. Ma perché è un passato che esiste, è un passato presente, per fare un ossimoro, ma in realtà credo che la città di Crotone e tutto il territorio di Crotone abbia interrotto troppo presto ogni tipo di legame col proprio passato, anche quello più recente. E noi ci prefiggiamo il recupero di tradizioni, di storia, di cultura, ma semplicemente non perché vogliamo in qualche modo tornare al passato o comunque diciamo che indirizzare la nostra ricerca a una qualche apologia. Noi cerchiamo il buono che c'era nel nostro passato per proiettarci nel futuro. A tal proposito, cosa c'è adesso nel futuro di Gianluca Facente? Adesso siamo un po' in giro per la promozione di Iubris, andiamo in giro per l'Italia. A novembre saremo a Reggio Emilia e Bologna e probabilmente in autunno inoltrato a Napoli. E se riusciamo, c'è anche una sorpresa, andremo fuori dai confini nazionali e probabilmente riusciremo a presentare Iubris a Bruxelles. Lo scrittore Gianluca Facente ci aveva detto in un'altra intervista sposterà la narrazione del suo prossimo libro. Abbandonare il romanzo storico riferito a una certa storia. Andremo sempre alla ricerca di personaggi più o meno dimenticati, ma non della storia magno-greca, non della storia di 2000 anni fa, ma ricercheremo la bellezza in un passato più recente. Il premio Porta d'Argento lascia le porte di Le Castella, frazione d'Isola di Capo Rizzuto, diventando itinerante. Per la prima volta ci siamo spostati noi verso i territori e le eccellenze e finora l'abbiamo sempre fatto a Le Castella, abbiamo ospitato lì le nostre eccellenze, oggi siamo noi che andiamo a trovarle nei propri territori, che promuovono con i propri lavori. Perché la scelta dello scrittore crotonese Gianluca Facente? Gianluca Facente è l'emblema di una personalità che sin da giovane ha iniziato a studiare il suo passato, il suo territorio e la sua cultura, le tradizioni a cui è legato, e ha cercato di farlo mettere in risalto per farlo conoscere anche alle gioventù di oggi. La cerimonia di conferimento del premio è stata moderata da Giussi Regalino, giornalista, con una targa anche per lei, insieme all'archeologo Francesco De Marco, al segretario dell'Associazione Leonardo da Vinci Vincenzo Gentile, a Francesco Chiodo, ideatore della pagina Facebook Isola Terra Nostra, e al sindaco di Crotone Vincenzo Voce, rappresentato dal portavoce Francesco Vignis. Durante la serata erano presenti la presidente dell'associazione Sandra Giglio, il vicepresidente Antonio Storino, il direttore artistico Gianluigi Caterisano, con le musiche di Daniele Fabio. Una ricerca nelle nostre radici, perché la musica di tradizione orale non è meno colta di quella che viene definita musica colta, semplicemente altri canali di trasmissione, e valorizza quelle che sono veramente le nostre tradizioni più profonde, quelle che passano di bocca in bocca, unita alla elaborazione e alla costruzione della tradizione scritta occidentale, che generalmente viene chiamata classica, con lo strumento della chitarra che da sempre accompagna l'Italia, accompagna l'Europa e accompagna la Calabria. Nel corso della serata è stato presentato The Crotoners di Matteo Policastrese e Angelo Parisi, un progetto artistico di divulgazione culturale che racconta il territorio di Crotone nella sua autenticità. Crotone, perché io ho visto negli ultimi anni, anche essendo fuori, vivendo fuori, che comunque i giovani di adesso si fanno un pazzo, cioè ci credono in quello che fanno.